Uniti dove? Stati Uniti, Florida, Florida, nord della Florida, nel posto più lontano che c'è dal mare, che uno penserà, ma voi siete matti, ma che, ma ti pare che vai in Florida e stai nel posto più lontano? È dove c'è l'università. E l'università l'hanno messa nel posto più lontano, lo sapete perché? Perché? Per via degli uragani. Perché Ah. quando arrivano, vi garantisco che quando arriva l'uragano, e è molto meglio abitare nel posto più lontano dal mare. Immagino, pensa invece nella mia mentalità contorta da genitore di quattro figli, avrei detto che hanno messo lontano dal mare così evitano di distrarsi e andare sempre al mare a cazzeggiare, capito? Invece il motivo era ben più serio. Sì, perché l'uragano, il danno più grande che lo fa, io l'ho scoperto vivendo qui. È quando tocca terra e si tira su tantissima acqua e poi la riscarica tutta insieme. E questa cosa si chiama surge. E questo surge è come una risacca, co come una marea che però è guidata dalla potenza dell'uragano e riscarica giù tutta quell'acqua tutta insieme. Che praticamente può arrivare fino a, non so, 3 metri. Wow, pazzesco. No, terribile, terribile. Senti, Laria, E allora. ho cominciato a parlare di uragani. Adesso colgo l'occasione per dire una cosa, posso? Vai, parti. Anche perché, scusami, io intanto volevo pubblicamente ringraziarti mentre vedo, insomma, che ci sono migliaia di persone che stanno arrivando, insomma, ti salutano, grazie, bella sorpresa, bla bla bla. Comunque, detto questo, ti ringrazio perché sei sommersa e immagino in questo periodo ti chiamano tutti. Infatti l'altro giorno pensavo, magari anche Donald ti chiama e dice, Ilaria, we need you. E tu hai capito? Cioè, ogni 2 minuti contatto. Sindaco di New York, sì. Veramente, taggato sei detto. E cosa ti ha detto? Help. Allora, mi hanno cercato e io però non ero disponibile, stavo facendo un'altra cosa e poi però ho dato l'input che dovevo dare al sindaco di New York. Ah, ok. Però potevi dirgli, guardi, sono occupata, c'ho Montemagno, non ho tempo per lei. E infatti ero impegnata, quindi vabbè, no, si fa per Senti, Laria. scherzare. No, No. stiamo parlando degli uragani. No, Uragani, perché vai, parti. che è la cosa più importante che vi devo dire in tutto questo, in tutta questa, diciamo, volontaria esposizione di una prospettiva un po' più ampia di questo problema. Allora, in Florida ci sono gli uragani. Io ho vissuto il primo uragano floridiano nel 2016, l'uragano Irma. L'uragano Irma ha colpito la zona di Tampa, infatti c'è stato questo surge pazzesco, e hanno evacuato 5 milioni di persone, perché siccome l'uragano si può prevedere, esistono delle linee guida molto precise del governo che ti dicono tu sei in zona da evacuare, tu sei in zona tipo zona 1, zona 2, zona 3, e ti dicono anche tu della zona 1 vai qua, tu della zona 2 vai qua, e lo fai nel periodo, nella finestra che ti dico io, perché Ok. gestiscono anche il traffico, va bene? Ecco, Tutta ci la siamo già capiti logistica, dove voglio diciamo. arrivare, siamo già capiti dove voglio arrivare. Allora, adesso guardate, vi dico una cosa che sono proprio contenta di poterla dire a così tante persone. Quando ci fu l'uragano Irma, 5 milioni di evacuati, quindi evacuata la Sicilia. Lo Pazzesco. sapete quanti morti ci sono stati con un uragano categoria 5? No. 21. Incredibile. Di questi 21, un numero considerevole che non mi ricordo, erano persone anziane in una casa di riposo che sono rimaste senza l'impianto di areazione e quindi era molto caldo e quindi c'è stata una sofferenza di queste persone. 25 milioni di persone evacuate, 21 morti. Nello stesso periodo ho seguito
che in Italia c'era stato un acquazzone tremendo, una bomba d'acqua, e in una città che sinceramente non mi ricordo, della Puglia, ci furono 10 persone che morirono allagate, cioè comunque dentro una cantina, una cosa del genere. Allora, ecco, vorrei fare capire che cosa significa la preparazione, no? La preparazione a questi disastri. E poi vengo a sapere, e io stesso ricevo sul cellulare il DPCM, lo ricevo 5 volte prima che il DPCM fosse ufficializzato. DPCM, per chi non fosse pratico? Il DPCM è il decreto del Presidente del Consiglio che dice state tutti fermi. Questo decreto è uscito, adesso io con gli orari faccio confusione perché non mi ricordo, comunque è uscito alcune ore prima, e quindi c'è stato l'ingorgo delle stazioni di Milano, eccetera, eccetera, e tante persone si sono mosse. Ecco, queste sono cose, cioè, allora, ve lo giuro, se tu vuoi salvare 5 milioni di persone in un uragano, non le fai queste cose, non ti puoi permettere di farle, perché se si ingorga il traffico, salta tutto quanto. Cioè, le emergenze sono emergenze vere, non sono emergenze per finta, perché stanno morendo migliaia di persone. Quindi la prima cosa che, scusate se mi scaldo, ma è tanto facile criticare, è tanto facile dire ah, ma mi devo mettere la mascherina, non mi devo mettere la mascherina, quando delle persone intelligenti, mature e adulte non si rendono conto che una loro azione può avere un effetto domino su migliaia di altre persone. Cioè, io questo lo trovo veramente inaccettabile, inaccettabile. E quando mi dicono ma che previsioni ci sono per l'Italia, ma io dico ma come facciamo a fare delle previsioni se c'è stata una fuga di persone legata a una fuga di notizie? Cioè, e io non lo so quelle persone, io non mi ricordo neanche che giorno è stato, non lo so quelle persone chi erano, cosa facevano, no? Dici quando c'è stato lo spostamento alla Lombardia, l'assalto ai treni per andare al sud. Ecco, e quindi questo era il mio cappello introduttivo per dirvi che questa è una roba seria, cioè non è una roba da prendere così, è una roba seria. Peraltro Ilaria, qui io ho avuto, e ti chiedo un parere, poi però mi piacerebbe che ci aiutassi a fare così un po' un riassunto della situazione dove siamo oggi, anche un quadro di insieme un po' dall'alto nel senso di visione complessiva di questo fenomeno e che cosa sta cambiando. Però ti volevo chiedere prima questa cosa sull'Inghilterra, che è collegata a quanto dicevi sulla preparazione, sul prendere le cose seriamente. Mi ha colpito molto vedere una settimana fa il governo inglese che ha detto noi non ci muoviamo, in sostanza, facciamo questa herd immunity, e abbiamo tempo, facciamo le cose con calma, we do the right thing at the right moment. E questo, io vedevo Boris Johnson e dall'altro lato in Italia vedevo tutto chiuso, disastro, clamoroso. E adesso è cambiata la linea del governo inglese, è già domani chiudono le scuole, insomma eventi praticamente sono stati chiusi, bar eccetera, quindi hanno subito accelerato, hanno cambiato. Però è davvero difficile per gente che non ha una preparazione. Io voglio dire, faccio l'imprenditore, non ne so niente di virus o di sanità o di come si gestiscono queste situazioni, con tutta la tolleranza peraltro che ho rispetto a dei politici che per la prima volta si trovano magari a gestire una roba così, quindi non è facile. Però mi chiedevo quanto secondo te ad oggi queste linee così diverse anche d'azione abbiano senso, oppure tutti i paesi dovrebbero avere una linea comune e dire ok, facciamo tutti così, stop. Come l'hai vista tu questa virata, no, del governo inglese e questo approccio così differente? Ma allora, io ce l'ho abbastanza chiaro che cosa in testa, che cosa è successo. Allora, l'Italia è stato il primo paese occidentale ad avere questa infezione, come hai detto tu. Al di là di chi ha preso le decisioni, sfido chiunque a voler fare a cambio in quel momento.
Cioè, mi dispiace, ma le persone che sono lì, adesso al di là del credo politico, al di là di tutto quello che volete, io sfido chiunque a trovarsi in una situazione del genere con un virus che è sconosciuto e diciamo che potrebbe, per quanto ne sai te, pure ammazzare il 50% dell'umanità, cosa che non è, perché non è questo quel virus, questo virus non ha quel motore, non ha quel telaio, non è un virus di quel tipo, ma tu all'inizio mica lo sai. Certo. Quindi l'Italia ha fatto quello che doveva fare, ha messo in pratica, poi io ragazzi nel dettaglio non posso entrare perché io vivo dall'altra parte del mondo, quindi che cosa volete che è? Allora, hanno messo in atto delle misure restrittive che poi sono anche state seguite e copiate da altri paesi. Le misure restrittive a che cosa servono? Servono a ridurre, cioè il famoso flatten the curve, cioè appiattire la curva in modo tale che si ammalano meno persone tutte insieme e quindi noi scambiamo un prolungamento di uno stress sul Servizio Sanitario Nazionale in cambio di un collasso, no? Perché se arrivano tutti insieme il sistema collassa, quindi sì. È una, diciamo, gestione controllata, questo si sta cercando di fare. È chiaro che noi per fare questo però abbiamo dovuto porre un freno all'economia, questo è stato fatto. E di fronte ai cittadini italiani io sfido chiunque a poter dire quello che ha detto Boris Johnson, cioè Boris Johnson ha detto: cari britannici, moriranno migliaia di noi o di voi, questo non me lo ricordo. Cioè, i nostri cari. Eh? Sì, moriranno migliaia di persone, dei nostri cari moriranno, così, secco, è partito così, l'ha toccata piano, come si usa dire. Allora, se chiunque dei nostri rappresentanti politici avesse detto una cosa del genere, avrebbe immediatamente perso tutto il consenso. Noi siamo un paese cattolico, siamo un paese che tutela la vita, poi c'è a torto, non entro in questo, entro nel retaggio culturale, e quindi noi curiamo tutti per tutto. A me, faccio un esempio, mia mamma è una persona che ha avuto una serie di incidenti di salute, adesso ha 82 anni, 83 anni, magari ci arrivassi io così. Ecco, ma mia mamma è così, ma ha avuto 2 o 3 incidenti di salute. In altre parti del mondo non si ha così tanta cura per una popolazione vecchia, diciamolo, vecchia. Per esempio negli Stati Uniti il problema dell'invecchiamento è un problema che riguarda, diciamo, molto più i ricchi che i poveri, perché i poveri non ci arrivano proprio a diventare tanto, tanto vecchi. Comunque, detto ciò, Boris Johnson che cosa ha detto? Ha detto: facciamo fare a Madre Natura il suo corso, io sono disposto a non mettere in atto delle misure straordinarie per il contenimento di questa infezione, la mitigazione di questa infezione, e quindi io sono disposto a non mettere tutte le misure in atto che ho per flatten the curve. Ok. Perché se io metto tutte le misure in atto che ho per flatten the curve, questo mi fa tonfare la borsa, credo, immagino. Quindi certo. Lui ha detto: io sono disposto a prendermi 2 volte, 3 volte, 4 volte, cioè non si sa quanto, no? Perché noi non sappiamo ancora il numero di morti che si fa che si fanno in altri paesi, però non faccio stare il paese a casa. Lui si basa su un ragionamento che è un ragionamento che dal punto di vista teorico sta anche in piedi, dal punto di vista pratico ci sono alcune perplessità. E il ragionamento che lui fa è che
permettendo al virus di circolare liberamente all'interno della popolazione, siccome 2/3 dei casi almeno sono asintomatici, si producono anticorpi che diciamo diventano semafori rossi alla galoppata del virus. Cioè ogni persona che si è infettata anche in maniera sintomatica e che ha prodotto anticorpi, la cosiddetta immunità di gregge, cioè io produco anticorpi, tu produci anticorpi, lui produce anticorpi, e portiamo avanti un muro di persone che hanno lo scudo davanti, hanno l'anticorpo, lo scudo, ecco. Però sto scudo certe volte per alcune malattie è fatto di plastica, non serve a niente. Quindi noi questo non lo sappiamo, perché è la prima volta che c'è questa montata anticorpale nelle persone. Capito, capito. Quindi insomma è rischioso, peraltro insomma mi sembra che abbiano già un po' cambiato l'approccio, adesso stanno rapidamente chiudendo a destra e a sinistra. Detto questo, Ilaria, una cosa secondo me molto utile è, da un lato, la ripetizione, che so che per te è noioso e continui a parlare solo di questi argomenti, però le persone, secondo me, fanno sempre fatica un po' a capire davvero questi temi. E allora sarebbe utile, così, con calma, un po' un riassunto della situazione, un quadro ad oggi. Se tu dici, oggi siamo al, non so che giorno siamo, ormai ho perso il conto, 19 marzo 2020, coronavirus, siamo messi così. E così capiamo a che punto siamo e che qual è un po' la direzione in cui stiamo andando, ecco. Allora, invito i presenti, quanti sono? Wow, ci abbiamo 7.000 persone al momento connesse, che saluto. Allora, 7.000, facciamo una cosa, venite con me e vi porto su una stella, venite con me, sedetevi su una stella fuori dal pianeta Terra, tanto state dentro casa che vi frega a sto punto, tanto vale questo giro, no? Tanto state a darvi le chiodate dentro casa, quindi chiudete gli occhi e venite con me su una stella e guardiamo il pianeta Terra e facciamo uno zoom tipo... Ok. E arriviamo con una... così... una foresta asiatica, e di giorno non succede niente, di notte cominciano a vedersi pipistrelli che vengono fuori. Pipistrelli che stanno là, fanno la loro vita, stanno in mezzo a una foresta che... cioè, sono quelle foreste che per andarci dentro ci vuole altro che il macete, cioè foreste, no? Quindi luoghi che sono segregati, devono rimanere segregati, sono vergini, sono incontaminati. E quindi sto pipistrello sta là a farsi gli affari suoi in mezzo alla foresta, a un certo punto si sente un rumore nel cespuglio, un rumore, viene fuori uno che con un retino chiappa il pipistrello suddetto e tutta la sua famiglia e poi se lo porta a casa, dorme col pipistrello, poi se lo porta in città e lo porta a vendere in un mercato. E in questo mercato il pipistrello, che già si stava a fare i cavoli suoi col suo virus, senza che, cioè lui aveva un virus, ma quelli sono problemi del pipistrello, cioè no? Lui stava tranquillo e a un certo punto si trova in questa baraonda totale di pipistrelli simili a lui, che però vengono da un'altra parte della giungla o da un'altra giungla, non lo sappiamo. Animali di tutti i tipi, che vanno dalle rane ai serpenti vivi, stanno tutti dentro delle bacinelle con l'acqua, gli insetti, gli uccelli, le puzzole, e poi c'è anche il pangolino. Lo sapete cos'è il pangolino? No, io sto pangolino consento continuamente nominare, ma aiutami. Sei preparato sul pangolino? Allora, il pangolino è un animale poverino, in via di estinzione. È un animale che è un po' tipo dinosaurico, no, non è così, è un mammifero, però è tutto coperto di squame, quindi lui nella concezione di madre natura ci doveva avere i peli, e però sti peli gli si sono diventati squame, perché evidentemente gli serve, che ne so, perché vive in un clima dove si deve proteggere, e però è buffo, perché
è fatto come di metallo che non si muove tanto bene perché è fatto tutto di squame. Okay. Questo povero pangolino, che è un animale grande come un gatto più o meno, lo cacciano, no, vive in Africa, lo cacciano ed è una delicatezza, una delicatessen per alcune culture, tra cui le cinesi, e poi fanno un'altra cosa, prendono le squame del pangolino e usano nella medicina tradizionale cinese. Guarda che non c'è niente da ridere, perché cioè, hanno sequestrato tipo un anno fa 10 tonnellate di squame di pangolino. Pazzesco, il traffico di pangolini. No, non sto scherzando, 10 tonnellate. Cioè, capito quanti pangolini hanno steccolato? Ok, va bene. Quindi scusami, partiamo al pipistrello. Qua ti devo fermare un secondo perché al solito in chat ci sono miliardi di commenti. Ma è vera la storia del pipistrello davvero? Come facciamo a sapere che non arriva dal laboratorio, dal coso, dal Goldrake? Perché sappiamo che è esattamente quella la provenienza? Perché esiste una codice genetico, come un codice a barre, i virus hanno i codici a barre, e quindi c'è come un codice a barre che tu quando lo metti sullo scanner ti dice questo è uguale a questo prodotto qua, oppure ti dice è quasi uguale a questo, però non è proprio uguale. E si fanno degli alberi genealogici, quindi questo virus qua è un virus che assomiglia a tutto un gruppo di virus che stanno nei pipistrelli in quella zona geografica. Quindi, ecco. Comunque, guardate, mi piacerebbe che non ci si soffermasse su questa cosa, perché poi le teorie complottistiche, magari ne parliamo dopo, ma fanno... Certo. Va bene, va bene. Scusa se ti ho interrotta, però diciamo... Chiarissimo, pipistrello, paf, è partito e a quel punto arriva. Pipistrello arriva e se lo mettono dentro una gabbia col pangolino. E quello è un animale asiatico, un animale africano, cioè si possono fare queste cose, capito, biologicamente. Tu stai unendo delle realtà che sono separate dagli oceani, no? Da migliaia e migliaia di chilometri. E il virus dal pipistrello è passato nel pangolino... Qualche cinese ha tirato su, adesso sto facendo, scusate, cerco un po' di sdrammatizzare, un operatore del mercato ha tirato su il pangolino perché aveva trovato da venderlo, il pangolino gli ha fatto la cacca in faccia, lui ha venduto il pangolino e dalla cacca del pangolino è venuto fuori il virus, o dalla cacca del pipistrello, o dalla cacca della puzzola, non ha importanza, però da uno di questi animali che si è infettato dentro il mercato di animali vivi, nel quale mercato vivono persone poverissime, poverissime, che non hanno niente, ha infettato un gruppo di persone dentro il mercato. Queste persone sono dei poveracci, cioè quelli che fanno le pulizie dentro il mercato, che vivono dentro il mercato, sono delle persone che vivono in condizioni disumane. Le persone che vivono in condizioni disumane di solito non hanno accesso alle cure mediche, e quindi questi qua che cosa hanno fatto? Dopo che, diciamo, la cacca del pangolino, lo starnuto del pangolino gli è andato in faccia, loro si sono puliti, vabbè, ciao, manco si saranno puliti, e poi cominciano ad avere la tosse e la febbre dopo una settimana. E che fanno? Cioè, se tu, Marco, fossi un signore cinese che vive in una condizione terribilmente disagiate e ti prende uno starnuto in mezzo al mese, i primi di dicembre in Cina, che fai? A seconda, o faccio la medicina cinese, o vado a vedere dal dottore di famiglia, se c'è il dottore. Ci vai per uno starnuto, no? No, starnuto no. Vaso di durezza mi passerà. Mi passerà. Poi cominci a vedere tutti questi che ti starnutiscono e tutti questi ammalati, dici no, aspetta, andiamo dal dottore. Quindi identificano il dottore, che deve essere un dottore, non uno della medicina tradizionale. Il dottore, secondo te, cosa gli dice? Niente, torni a casa che è solo un raffreddore. È un'influenza. Certo. No? Cioè, a metà dicembre, in Cina, un gruppo di persone, tutta con una forma respiratoria, vi siete vaccinati per l'influenza? No. Scusa, c'è l'influenza, ciao. Ha rimandati a casa un'altra volta.
Quindi 10, 100, 1000 ogni volta, no? Ogni volta che li mandi a casa l'infezione si allarga. Arriva l'ondata dell'infezione alle autorità sanitarie cinesi. Le autorità sanitarie cinesi che cosa fanno? Cercano quello che conoscono. Quindi dicono influenza? No. Ah, aspetta. Parainfluenza? No. Ah. Sono polmoniti batteriche? No. E sono questo? No. Questo no. È che? E quindi sono andati a cercare l'agente causale. Cioè non è una cosa facile. Chiaro. Soprattutto in Cina. Certo. No, ma no. Cioè, no, voglio dire, loro non avevano strumenti per andare a trovare questo virus. Hanno dovuto muoversi un po' a tentoni, fare delle tecniche di discovery per capire che cosa cavolo c'era, perché questo coronavirus stava dentro al pipistrello fino a un mese prima. Quindi loro ci hanno messo un po' di tempo. Quando hanno capito che era un coronavirus, i coronavirus non danno di solito una sintomatologia molto grave, si credeva che potesse essere contenuto. Abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto la MERS, le altre due emergenze, insomma. Poi però quando hanno capito che non ci stavano dentro, hanno messo il lockdown. Che cosa è successo nel frattempo? E qui noi siamo sempre sulla nostra stella, e però siccome dalle stelle certe volte si può guardare indietro nel passato, facciamo un rewind rapidissimo a 8.000 anni fa. 8.000 anni fa l'uomo addomesticava il bovino. E nel processo di addomesticazione del bovino, che vuol dire uomo beve latte, vuol dire uomo si sporca con il sangue del bovino, vuol dire contatto con il bovino, succede un altro di questi fenomeni. Il virus della peste bovina, che è un virus che peraltro è stato eradicato, è uno dei grandi successi della sanità pubblica veterinaria, il virus della peste bovina fa il salto di specie e infetta l'uomo. E sapete cosa diventa? Vedi se qualcuno lo sa? Vediamo, aspetta, che c'è sempre un ritardo di 20 secondi tra il tuo messaggio. Appena... Mi riposo. Esatto. Allora, che cosa diventa? Vediamo se abbiamo... Aspetta, non lo so. Peste bovina. Alcuni hanno detto un pangolino. No, morbillo. Alcuni dicono morbillo, la peste vaiolo. Chi è stato? Morbillo. Diversi, devo dire. Gabriele, Curciara, Nisa, insomma, sì. Cari Mammuz, morbillo, ok. Quindi... il virus della peste bovina è diventato il virus del morbillo, con Homo sapiens che, capito, passo dopo passo si spostava nelle praterie, uomo cacciatore e raccoglitore, no? A questo siamo. Quindi il virus del morbillo ha fatto il giro del mondo. Come l'ha fatto? A piedi, con Homo sapiens, truc. Certo. Ha fatto tutto il giro, tant'è che adesso vi do un'altra cosa da raccontare a cena stasera. Mm-hmm. Il morbillo non era tanto presente nei popoli del Sud America, i popoli indigeni. Quando sono andati conquistadores, sono morti molto più di morbillo che di guerra, gli indiani, cioè i locali, gli aztechi, i maya, questi qua. Anche secondo me gli indiani del Nord America. Adesso questo non me lo ricordo tanto bene, però di sicuro in Sud America non c'era, e quindi il morbillo ha trovato tutti i semafori verdi di nuovo, perché è entrato in un nuovo continente e ha tutti infestato. Ok. Allora, perché vi ho fatto questo ragionamento? Perché abbiamo parlato... Ah no, ecco, allora questo è successo 8.000 anni fa. Adesso vi dico, facciamo un rewind un po' più vicino. Influenza spagnola. 100 anni fa. L'influenza spagnola è un'influenza molto seria che si è verificata intorno al 1920, e alla fine della Prima Guerra Mondiale, un virus con i denti, molto aggressivo, che ha provocato tra i 20 e i 40 milioni di morti, ha fatto il giro del mondo in 2 anni. Cioè Homo sapiens col morbillo ci ha messi 5.000, e l'influenza spagnola ci ha messo 2 anni, il coronavirus
ci ha messo 8 ore. Allora, ritorniamo al nostro a Cina. Noi siamo arrivati a capire che verso metà dicembre questo virus già stava circolando in maniera significativa in Cina. Le autorità sei stanca, Ilaria. Sei stanca, lo so, infatti. Ti faccio un applauso a distanza per la resistenza, la resilienza. 8 ore il coronavirus in Cina. E dicevi, siamo arrivati a... Le autorità cinesi hanno cercato un po' di arginare, di fare eccetera eccetera, quindi i voli sono rimasti aperti. Immaginatevi quindi che in Cina ci sono i trisnonni dei virus che ci abbiamo adesso. Il trisnonno ha fatto in Cina 3 figli. Uno l'ha mandato a sud a scoprire e l'ha mandato in Giappone, un po' a est, l'ha mandato in Corea, l'ha mandato in Australia. Un lineaggio, i virus fanno così. Uno sciame virale, mi state capendo? È andato di giù. Uno sciame virale è venuto verso l'Europa e uno sciame virale ha fatto il giro sul Pacifico, perché la zona più colpita degli Stati Uniti è la costa est, la costa ovest, cioè California, dove c'è un sacco di movimento di cinesi. Allora, cosa è successo? Che nel mese prima del lockdown si sono mossi, io non lo so quanti, io perché bisognerebbe vedere i dati dei passeggeri, cioè sinceramente non c'ho idea, però in un mese vi pare a voi che non si sono mossi 1000 cinesi infetti? Chiaro. Cioè, non sappiamo i numeri, ma senz'altro un sacco di gente è andata in giro, come sempre. No? Quindi... E quindi il virus ha cominciato a circolare. Il virus ha cominciato a circolare in Italia verosimilmente ai primi di gennaio e credo che ci siano anche evidenze che questo virus è stato scambiato per un'influenza un po' più difficile, no? Perché io quando parlo con i medici ospedalieri molti mi dicono, ma guarda che noi quest'anno pensavamo che quest'anno ci fosse un'influenza particolarmente grave. Ecco, quindi è verosimile che circoli da più tempo. Allora però, tornando, noi siamo sempre sulla stella, perché poi così chiudo, ritorniamo nella Italia. Io sto lì, sono sulla mia stelluccia, bello tranquillo. Allora, dalla mia posizione di osservando il fenomeno, una cosa che dovrebbe risultare essere chiarissima è che noi abbiamo alterato un sistema, prima di tutto invadendo degli spazi che non erano i nostri. Cioè, adesso tutti se la prendono col pipistrello, ma scusate, siamo andati noi a rompere scatola al pipistrello, non pipistrello è venuto a rompere scatola a noi. Punto numero uno. Punto numero due, abbiamo creato un secondo fattore di rischio, che è quello di non solo portare gli animali fuori, invadere degli spazi, ma fare in modo che questo avvenga dentro le megalopoli. E le megalopoli sono esplosive, perché nella megalopoli c'è scarsa igiene, povertà, diseguaglianze, eccetera, eccetera, eccetera. Non solo, noi abbiamo pure preso dei bei siringoni grandi, anche aerei, abbiamo caricato inconsapevolmente ovviamente tutta una serie di persone su questi aerei che hanno questi siringoni diffuso il virus a migliaia di persone, e il virus, lui poverino, lui già voleva stare tranquillo dentro il pipistrello, già l'hanno mandato dentro il pangolino che non ci voleva proprio andare. Ha fatto incavolare il pangolino, la puzzola e tutto il mercato. Non solo, ha pure infettato le persone che lui non voleva fare. E adesso deve infettare lui, perché lui, capito, lui fa il suo. Lui adesso si trova a dover infettare centinaia di migliaia, forse milioni di persone che lui non era programmato per fare. Perché lui avrebbe fatto passo passo. Ok. Questa è la storia. E quindi dici, da questo noi capiamo che di fatto
Ma a parte che appena hai raccontato questo excursus, la prima cosa che mi viene in mente è che ovviamente questa non sarà né la prima né l'ultima volta, perché no, o noi facciamo un passo indietro come genere umano e diciamo ok, i pipistrelli non gli rompiamo i coglioni, evitiamo di, no, sforare, e, se no, cosa che difficilmente succederà, e quindi significa che questa ne rivedremo altre di vicende di questo tipo, o sbaglio? Allora, infatti ho appena scritto un pezzo che sta cercando una casa, che si chiama The Next New Normal, cioè il prossimo nuovo normale, perché come giustamente dici tu, non su certe cose non si può tornare indietro adesso, cioè, non è, cioè di Wuhan non ce n'è una, ce n'è quante di megalopoli, capito? Cioè, bisogna invertire la tendenza. E mettere in atto dei meccanismi di risposta immediata. Ci sono, oggi noi abbiamo la tecnologia, io sono in Florida, tu sei a Londra e abbiamo le persone che ci ascoltano da in Italia. Cioè, oggi, cioè, guarda, ti dico una cosa, noi stiamo ancora pensando in un modo vecchio, perché gli stiamo ancora correndo dietro. E oggi, siccome abbiamo iniettato in questo sistema una velocità, guarda, questa è una cosa che è molto complicata e forse sottile, però è questo il vero punto di rottura. Il vero punto di rottura è la velocità. Noi abbiamo iniettato nel sistema una velocità che è portata dalla tecnologia, cioè è legata alla tecnologia, ma che non è compatibile con il sistema che la ospita. La biologia va ai suoi tempi, non va ai tempi della borsa o ai tempi degli aerei, la biologia. Capito cosa sto Certo, dicendo? Che no, noi abbiamo concordo in pure pieno. combinato un pasticcio qua, perché per fortuna che questo è un coronavirus, che non è che sono tanto svegli di solito, cioè sono dei virus, no, io ho lavorato con i coronavirus tanti anni fa e sono dei virus che non sono particolarmente resistenti, sono, insomma, non sono, ce n'è molti di peggio, ecco. Diciamo che sono da alcuni punti di vista un po' fessacchiotti, un po' fragili. Ecco, Per cui nella sfiga abbiamo avuto anche fortuna di aver preso un virus che non c'hanno è. i petali. Se il petalo casca, come quella della, come si chiama? La bella e la bestia. Cosa col petalo lo casca? Se gli casca i petali, se basta che ne casca uno, lui è fregato. Ok. Per cui scusami, e tu dici in realtà noi oggi abbiamo una tecnologia che ci permette anche, ci potrebbe permettere di essere più predittivi e giocare d'anticipo rispetto a quello che saranno prossime pandemie o prossimi eventi del genere? O di fatto se noi continuiamo così, inevitabilmente ci ritroveremo di volta in volta a dover affrontare i nuovi casini con virus più o meno tremendi? Ma allora, secondo me dobbiamo renderci conto che noi siamo parte del problema, giusto? Perché questa situazione l'abbiamo creata noi. E dobbiamo renderci conto che questo problema non andrà via, però questo problema è un problema, cioè è una cosa pazzesca, perché un essere inanimato, microscopico, cioè veramente un granello nell'ingranaggio. Questo granello che manco è duro, perché è anche mollo, nel senso che non è un granello di diamante, è entrato nell'ingranaggio e ha fatto saltare tutto l'ingranaggio. Questo ci riporta, secondo me, come se ci avessimo delle palle ai piedi, ci riporta a dire, boom, ma guarda che noi siamo parte della natura. Oh, quindi se arriva un virus, a noi il virus ci prende, cioè noi, momento, non siamo, diciamo, immuni, no? Certo. E credo che questo sia un segnale importantissimo. Quindi credo che ci sarà una consapevolezza diversa e ci saranno forse dei movimenti
di consapevolezza per, diciamo, limitare alcuni dei danni che si sono generati. Di certo, scusa, salto da un'altra parte per arrivare a rispondere alla tua domanda, di certo nessuno era preparato, né noi, né i governi, perché non c'era un'organizzazione a livello europeo, non c'era un'organizzazione a livello nazionale, cioè si è veramente brancolato nel buio. Questo non può essere. Non può essere. Non può essere che i casi si registrano in un posto in un modo, in un altro posto in un altro modo, non può essere. Quindi un piano di preparazione pandemica come Dio comanda, bisogna farlo e bisogna farlo, rispettarlo, e ognuno di noi deve fare in modo che si compri le sue mascherine in tempo di pace. Certo. E poi dovrebbe essere qualcosa di globale, condiviso, e si dice guarda, si fa così e non è che ogni paese fa il cazzo che vuole, no? Perché questo è il problema che tu vedi. Un giorno la Francia fa in un modo, l'Inghilterra in un altro, gli Stati Uniti, poi all'inizio dicono ma no, no, niente, mettiamo il muro. Cioè ognuno è andato un po' per i fatti suoi ed è diventa difficile, ecco, così gestire una situazione che poi è globale. Parlavo oggi, scusami, salto sul tema economico, parlavo con Forchielli oggi e giustamente, insomma, la riflessione era nel momento in cui l'Italia esce da questa vicenda, ok? Perché a un certo punto si riesce a risolvere questo problema. Il problema è che magari gli Stati Uniti sono più indietro e allora il turismo, per dire, americano non può ancora viaggiare perché è indietro e poi tocca un altro paese. Per cui è tutto a scacchiera e così l'impatto è enorme, ma sotto tutti i punti di vista, non solo economico. E quindi l'area che cosa si fa in questa situazione? Una buona strategia pandemica a livello globale, bella di preparazione, e ok, ci sarà, insomma, immagino che verrà messa, diciamo, in piedi. Una giornata, perché non è che proprio ha funzionato benissimo. Ok. Cioè i criteri, l'OMS che dichiarava, non dichiarava, perché i criteri sono obsoleti, cioè quelle cose là sono state scritte 10 anni fa, 15 anni fa, e adesso il traffico aereo è tutta un'altra cosa, quindi si tratta, secondo me, di avere una consapevolezza collettiva che ci vuole uno sforzo in questa direzione per fare i piani prepandemici, ecco, quindi questo va fatto. Però, ecco, tu mi parli degli imprenditori, io ti dico che allora, prima di tutto, noi dovremmo sviluppare, secondo me, un meccanismo, noi come comunità, non italiani o insomma, tipo l'ESA, no? L'Agenzia Spaziale Europea, piuttosto che, sto parlando di efforts di questo tipo, dovremmo preparare dei laboratori che già esistono e che competono su alcune cose, cioè tipo ci sono 5 laboratori al mondo, 10 che sviluppano linee diverse di produzione del vaccino. Allora, il vaccino si possono produrre, il vaccino ricombinante, il vaccino espresso in questo modo, il vaccino a subunità, il vaccino vivo attenuato, il vaccino... Allora, bisognerebbe in tempi di pace avere già delle cordate virtuose di persone che lavorano sui vaccini, che quando arriva il problema lavorano non uno contro l'altro, ma in sinergia. Ma perché, scusa se ti interrompo, Ilaria, ma perché in questo momento per lo sviluppo di questo vaccino, che peraltro da quello che capisco io non è che arriva domani, ma ci vorrà un annetto almeno, se si trova, ma ognuno lavora per i fatti suoi, cioè ogni paese, ogni farmaceutica cerca di svilupparlo e poi dice ecco, sono il primo, ce l'ho, venite da me, o c'è un lavoro di gruppo da qualche parte? No, ci sono aziende farmaceutiche più o meno sovvenzionate da governi che lavorano ognuno per conto suo, e questo io lo trovo proprio stupido. Allora, senza considerare i diagnostici, allora noi non abbiamo toccato il tema dei numeri in questa epidemia. I numeri sono un macello. Lo sapete perché? Perché i test diagnostici, Allora, i cinesi hanno sviluppato un test diagnostico, cioè una sonda molecolare, bene, per capirci, una sonda che va a cercare un genoma. Senza testare questa sonda su un numero certo di campioni positivi e un numero certo di campioni negativi. Ecco,
Quindi non si conosce, è stato validato sul campo, non è stato validato secondo degli standard o contro okay. degli standard. Questa è una differenza pazzesca fra un test validato e un test non validato. Ok, questo è il test fatto in Cina, ma gli altri test che vengono fatti in questo momento sono test no, validati e lo stesso test uguale da per tutti? Non mi sono espressa bene, sono test che derivano da una ricetta che è stata, diciamo, pubblicata dalla Cina, poi rivista dall'OMS, da alcune, che ti danno una ricetta. Ma non è che qualcuno prima ha provato a vedere se questi test funzionano. Cioè, ti è stato dato una ricetta e ti dicono questa è la ricetta, questi sono i parametri. Ma chi lavora in laboratorio sa che le condizioni di laboratorio sono... Certo. determinanti, cioè i test vanno rodati in laboratorio prima di usarli e questo non si è avuto il tempo di farlo, quindi io sono molto molto scettica sui dati, cioè non sono in grado di... E poi ci sono tutti gli asintomatici, cioè anche questo si parla e si passa da gruppi di pazienti, diciamo, senza avere alcuno strumento validato in quella categoria per testare, no? Prima abbiamo parlato degli anticorpi, adesso cominciano a vedersi dei test, ma non sono stati validati, Cioè, è un'emergenza, quindi è un'emergenza senza avere niente pronto. Chiaro. Quindi, faccio un esempio. Scusami. Con 10 businessmen e io non ho fatto la spesa. Qualcosa mi devo pure inventare, Mangeranno... Non so, il riso in bianco, però qualcosa me devo inventare. Chiaro. Quindi questo vuol dire che di fatto tutti i dati che noi vediamo in continuazione, cioè, possono avere un delta di variazione notevole in base a come vado a preparare gli ingredienti di quella famosa ricetta per fare il test. Però noi li prendiamo per certi. Adesso vi faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Tu pensa, tu sai cucinare? Guarda, ho intervistato oggi Davide Oldani, no? Il chef stellato, e dicevo, sono negato, però spaghetti negato. Al pomodoro. Va bene, sei negato. La cosa è irrilevante, perché in emergenza, pure se sei negato, lo devi fare. Esatto. Ecco la ricetta del soufflé al salmone, quello che deve crescere e diventare come una nuvola, fallo. Chiaro. Tu dici, scusa, come fallo? Fallo lo devi fare, quindi vabbè, ti prendi, lo fai, ma poi mi dici, ma scusa, ma il lievito che ci devo mettere? Quale ci metto? Il lievito Bertolini o ci metto il lievito quello? Quell'altro che ci metto? Le uova, ci metto quelle là? Quanto devono essere grandi? La farina, quella così, quella... Allora, queste sono le condizioni di laboratorio. I test di laboratorio devono essere fatti propri nelle proprie condizioni. E poi ci sono, per esempio, il lievito A non è uguale al lievito B, e così certo. L'enzima A non è uguale allo stesso enzima A che vende qualcun altro, quindi c'è bisogno di un momento di... Quindi i dati, per quanto mi riguarda, devono essere presi in maniera del tutto indicativa, quindi mostrano dei trend, ma anche adesso ci sarà qualcuno che magari capisce di statistica, di matematica, cioè i campi... Andiamo a misurare dati su campioni diversi, ma di che stiamo parlando? Chiaro. Il problema è che noi cittadini li prendiamo con certezza. Quando il New York Times, il Corriere, il Guardian dicono oggi ci sono 10.000 infettati, a quel punto tu dici, quello è il dato, insomma. Tutto sì, è basato ma su quello. Magari sono tutti dentro un posto perché c'è una struttura che infetta. Cioè, noi non abbiamo la fotografia di quello che sta succedendo in Italia. Si potrebbe avere la fotografia. E come vogliamo si potrebbe? Vogliamo avere la fotografia? Sì. Si fa il tampone a un campione rappresentativo della popolazione, non nelle zone infette. Non serve, nelle zone infette lo sappiamo che c'è. Noi dobbiamo capire perché a Napoli non si vede dentro gli ospedali. Milano e la Lombardia è l'outlier, l'eccezione, perché c'è qualcosa che lì aggrava la situazione, o è il primo
di una lunga serie, perché se dopo Milano cade Parigi, cade Londra, cade Roma, cade Palermo, adesso possiamo solo che baciarci i gomiti per quello che arriverà. Chiaro, mi fa venire in mente la storia durante la guerra, che c'era questo aereo pieno di buchi di pallottole e chiedono a questo esperto di dire come lo rafforziamo, no? Guardano i buchi, tutti che guardano dove ci sono i buchi e dicono che okay, dobbiamo mettere più protezione lì, no? E invece questo giustamente dice no, non bisogna guardare dove ci sono i buchi, bisogna guardare dove non ci sono i buchi, perché lì l'aereo proprio non l'hai più visto, no? E quindi è importante il metodo dell'analisi. Ma se tu dovessi dire, scusami, per tornare alla situazione attuale, mi è chiaro, c'è un problema di preparazione, c'è un problema di dati, di analisi, di diciamo allineamento su quali sono i parametri precisi, le variabili precise da analizzare. Nella situazione che tu vedi oggi, che cosa succede da qui in avanti? Perché questo adesso è la grande preoccupazione. Quindi sappiamo che dovremmo prepararci meglio per il prossimo giro di virus. Ma oggi qual è, secondo te, il migliore cammino da fare? Qual è la migliore strategia? Ecco. Torniamo sulla nostra stella, va bene? Un attimo, torniamo. Torniamo. Sono tutti in ciaccio, tutti sulla stella, che sono rimasti lì a detto. Noi siamo qua sulla stella. Allora, il nostro virus l'abbiamo messo noi di fronte a questa prateria di esseri da infettare, quindi per qualcuno che pensasse che questa infezione si può controllare, proprio se lo tolga dalla testa. L'unica cosa che noi possiamo fare è cercare di gestirne la circolazione. La mia proiezione è che questo virus potrebbe essere il nuovo virus del raffreddore umano. L'uomo ha 4 o 5 coronavirus che sono responsabili del raffreddore. Quei virus là, da dove arrivano? Io non lo so. Probabilmente arrivano dagli animali, no? Coronavirus, ce n'hanno un sacco di animali. Ma se ci sono entrati nella popolazione umana 1000 anni fa... come facciamo a saperlo? Allora, a me piace pensare, nella totale incertezza, perché noi non abbiamo dati, mi piace pensare che questo virus potrebbe diventare il prossimo virus del raffreddore umano e quindi non ci sarà neanche bisogno di un vaccino. La mia preoccupazione, però, è che lui voleva diventare il nuovo virus del raffreddore umano, però secondo la sua velocità, e noi invece ci abbiamo messo il turbo sotto. E quindi non lo so se questo dal punto di vista evolutivo può farci scappare qualche situazione di mano, cioè è possibile che ci darà qualche sorpresa, cioè è un virus che doveva farsi prima un bel giro di rodaggio dentro un numero ristretto di persone prima di essere esploso in tutto il mondo. Perché dici, ti ho già sentita peraltro in un'altra chiacchierata dire che forse non ci sarebbe neanche bisogno del vaccino, ma perché? Perché questo virus a un certo punto interrompe la sua corsa, rallentato di qua, rallentato di là, qual è lo sviluppo? Te lo prendi ma è asintomatico, o ti fa fare un ciuffete, cioè scusa, tutti i vaccini contro l'influenza? No. Vabbè, no, vaccinati, tutti, vaccinatevi e poi vi spiego perché, vaccinatevi. Allora, tu non ti vaccini per l'influenza. Se il coronavirus fosse non ti vaccini per l'influenza, va bene. Ti vaccineresti contro il raffreddore? No. Più che altro devi vaccinare per il coronavirus se si manifesta come raffreddore. Ah. Cioè, se lui diventerà il prossimo virus del raffreddore, il vaccino non servirà. Perché ti devi vaccinare per il raffreddore e non ti vaccini manco per l'influenza? Prima vaccinati per l'influenza e poi pensiamo al raffreddore. Assolutamente, però scusami, ad oggi il problema è che la dannosità di questo virus, almeno da quello che emerge, è che non è come un normale raffreddore o un'influenza, giusto? Quindi il problema è che ad oggi ha una forza diversa rispetto a quella che potrebbe essere nel momento in cui è, come dire, entrato in circolo
ed è un normale raffreddore, te lo gestisci, fine alla storia, o mi sbaglio? Certo, c'è una forza diversa perché non ci sono semafori rossi, non c'è l'immunità di gregge, primo. Secondo, c'ha una forza diversa, ma allora non ti lascio cadere l'errore tragico che hai fatto, perché le due parole, banale influenza, semplice influenza, voi ve le dovete togliere, certo, dalla bocca. L'influenza ammazza un sacco di persone ogni anno. Se questo virus fosse pericoloso come l'influenza e si andasse a sovrapporre all'influenza, i morti sarebbero molti che molti che molti di più. Il virus dell'influenza è un patogeno primario. Il virus dell'influenza provoca una tempesta di citochine, cioè il virus dell'influenza è capace, come un direttore d'orchestra, di fare suonare tutte le trombe, tutti gli strumenti di quell'orchestra, che mandano dei segnali di, fra virgolette, distruzione a tutti i tessuti dell'organismo. L'influenza fa male, si sta male con l'influenza, perché l'influenza ti manda questi piccoli come velenini in giro che ti avvelenano gli organi. Per questo si sta una settimana male per l'influenza e poi ci metti 10 giorni a riprenderti. Chiaro. Quindi, per favore, facciamo una campagna per togliere le semplice influenza. Questa è come un'influenza e ringraziamo il Dio che non è come l'influenza spagnola, né come l'asiatica, né come l'influenza di Hong Kong del 68. Scusami, Ilaria, secondo me quando uno dice nel comune parlare «Ah no, ma è una banale influenza», uno pensa, un non medico pensa, ok, è come quando c'è un raffreddore, c'è un po' di febbre, sto a letto un attimo e mi alzo, no? Quindi è un po' questa la logica, ecco. Però ti ho perso sul fatto che tu dici vaccinati per l'influenza, ma qua forse non ci sarebbe bisogno perché nel momento in cui si raggiunge l'immunità di gregge sei a posto. E allora sono confuso, perché allora c'ha ragione Boris. Boris aveva ragione sull'immunità di gregge dicendo... ma l'immunità di gregge non la puoi raggiungere dopo che sei vaccinato o la raggiungi anche prima? La raggiungi prima, se resisti, se sopravvivi, la raggiungi. Allora, aspetta, fermo. Spiegaci. Parliamo di influenza, va bene? Perché tu ti devi vaccinare per l'influenza? Perché a te ti fa stare a letto una settimana, che è già una rottura di scatole, diciamolo. Perché se poi la prende tuo figlio, cioè ci sono tutta una serie di altri motivi, ma se la prende tuo nonno... Tuo nonno ci tira il calzino, di sicuro. E anche qualcun altro, eh? Cioè ci sono delle forme di influenza che sono gravi, va bene? Ok. Allora, se tu ti fossi... Tu adesso non sei dentro un ospedale, ma tu potresti essere uno di quelli che, siccome non si è vaccinato, ha preso l'influenza e quindi è andato all'ospedale e ha ingorgato quei servizi essenziali che dovevano servire soltanto per quelli che venivano con una polmonite, cioè, diciamo, quelli che venivano con una polmonite inarrestabile, perché l'influenza la potevi fermare e non l'hai fermata. Quindi, prima di tutto, introduce il dubbio diagnostico. È influenza o è coronavirus? Se ti fossi vaccinato, non ci sarebbe questo dubbio. Okay. Hai già smarcato il campo ed è ok, questo è chiaro. Number one. Number two... Se tu ti sei vaccinato e ti prendi il coronavirus, l'influenza non te la prendi, quindi eviti una doppia infezione, perché è possibile che two virus is peggio che one. Quindi se tu ti prendi il coronavirus e c'hai una super infezione da influenza, ti garanti, e sei maschio, perché questo è un virus che picchia i maschi, ti garantisco che la prossima volta ci ripensi. Allora... Okay. Quando è scoppiato il coronavirus, io ho detto, noi non possiamo fare niente. L'unica cosa che possiamo farci, che possiamo fare, è vaccinarci per l'influenza. Perché? Perché togliamo dal parco, dal rischio, tutta una... Allora, intanto si ammaleranno di meno, intanto non si confonde e intanto evitiamo che
persone che potevano prevenire una forma respiratoria finiscano all'ospedale. Chiaro, 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 chiaro. Okay. E togli il dubbio diagnostico, eccetera. Vaccino per il coronavirus, fermo. Sì. Allora, lo sai quanti sono i pazienti in Italia che sono morti a causa soltanto del coronavirus? Non ne ho la più pallida idea, anche perché non capisco mai chi muore con il coronavirus o a causa del coronavirus. Quindi questo... È tanto difficile questo, adesso te lo spiego. Poi no. Però mi fate andare via perché io sono stanchissima. Allora, sì. No, cioè non ce la faccio più. È da stamattina alle 6 che faccio sta cosa, quindi non ce la faccio più. Allora, dunque, stavamo dicendo... Quanti sono i pazienti che sono morti? Quante sono le persone che hanno preso... che hanno... una polmonite virale acuta, ok? Questa è la domanda. Quindi, quante sono le persone che sono morte soltanto a causa del coronavirus? Va bene? Fino a ieri, sapete quante erano? Quante? Due. Oh, ok. Oggi mi sembra di aver letto 17. Tutte le altre persone che sono venute a morte avevano 3.4 patologie intercorrenti, il che vuol dire che erano o cardiopatiche e diabetiche e obese o immunodepresse. Allora, in un servizio sanitario che è in difficoltà, le persone fragili che afferiscono a quell'ospedale rischia che a causa del sovraccarico, della paura, dei focolai che si verificano dentro l'ospedale, si infettino con il coronavirus, ma muoiono perché sono delle persone molto malate. Chiaro, chiaro. Quindi quello che voglio dire io è la grande differenza che c'è fra Lombardia e il resto del mondo è che in Lombardia c'è un numero di decessi attribuiti al coronavirus che è del tutto sballato rispetto al resto. Quindi ci deve essere qualche cosa in Lombardia che rende quella situazione particolarmente grave. Okay. Perché? Perché nelle altre regioni d'Italia questa si sta manifestando come una infezione influenzale. Cioè, un'infezione influenzale con 10% di mortalità è tantissimo. Capito? Come sta succedendo in Lombardia? Ci sono infezioni influenzali. La spagnola ha dato una mortalità altissima, ci è voluto tempo, eccetera, eccetera. Ecco. Ma nel resto d'Italia non è così. E quindi che cosa c'è? E bisogna capirlo, secondo me. Bisogna capirlo. E non è facile. Guardate, io... veramente non critico nessuno, se ho usato dei termini un po' a volte spiritosi li faccio anche per sdrammatizzare la situazione, ma è una situazione molto complicata, molto complessa, dove abbiamo bisogno soltanto di responsabilità collettiva, cioè di questo c'è bisogno, di questo. E la Corea e la Cina hanno fermato, il Giappone hanno fermato il numero dei contagi perché sono state messe in atto delle misure draconiane che sono state rispettate, cosa che in Italia non è accaduto. E io con questo quasi quasi mi... Ti lascio con un'ultima domanda, che così almeno le 8.600 persone connesse che sono cresciute al posto di scendere, di solito scendono, no? Lentamente, si decimano, invece qua crescono. Se stiamo qua arriveremo, capito, a 60.000 nel giro della notte. Invece, no, l'ultima domanda è se ci ritroviamo a fine anno. Qual è secondo te la situazione in cui ci troveremo a fine anno? Sarà una situazione dove abbiamo detto, Ilaria, fantastico, ti ricordi quando ci eravamo sentiti, adesso siamo a posto, è sistemato, bla bla bla, anche se ancora il vaccino non c'è. Quale situazione ti immagini, ecco, da qui a fine anno? Anche per far capire alle persone che stanno guardando che cosa ci aspetta, ecco. Ma io sono perfettamente consapevole della energia devastante che questo granello di virus finito dentro un ingranaggio porta con sé. Noi, se ci risentiremo a dicembre,
saremmo due persone completamente diverse, perché questo cigno nero avrà stravolto le nostre vite, cioè, nel senso, già noi, cioè, tu pensa ai divorzi, a quanta certo. gente divorzia, tutti quelli che stanno chiusi dentro casa, che stavano pizzo in pizzo, quanta gente si separerà, quante esplosioni familiari, cioè di litigi, eccetera, eccetera, ci saranno. Questo è un momento di grandissima crisi, secondo me, perché tante situazioni che sono al limite, cioè quando ci sono gli shock, le situazioni che sono al limite sono le prime che partono, quindi ci saranno delle persone che soffriranno, ci saranno delle persone che moriranno, ci saranno delle aziende che chiuderanno, ci saranno delle famiglie che salteranno, e quindi io sono molto più preoccupata sinceramente di questo, e per questo voglio fare un appello a tutti gli 8.000 che ci ascoltano. Guardate che questo è il problema di tutti, eh? Cioè non è che qua noi possiamo star fare i giochini, se non è noi è il nostro vicino, quindi che cosa dobbiamo fare e dove vorrei, diciamo, dove vorrei essere io a dicembre. Sì. Io vorrei essere a dicembre con un vaccino pronto, se serve, e secondo me se dovesse servire verrà usato soltanto nelle categorie fragili, che ha senso, no? Perché le persone come te, giustamente, sei un raffreddore, cioè se te hai rischio, allora, se tu hai un rischio minore dell'influenza di ammalarti con il coronavirus, lo fai il vaccino? No, non fai quello dell'influenza, quindi perché certo. devi fare questo? Quindi la popolazione sana, in particolare le donne, perché le donne sembrano essere meno sensibili, più risparmiate, secondo me per loro non ci sarà bisogno del vaccino. Se ci sarà, verrà usato in alcune categorie, o forse lo useremo tutti, non lo so, bisognerà vedere il virus se tira fuori i denti, io mi auguro di no per tutti. A dicembre avremo degli antivirali, ci sarà una terapia, a dicembre però ci sarà stato un vero scossone alle istituzioni, ci saranno stati momenti di grande tensione internazionale, e così l'Africa, l'India, no, dico due paroline così, cioè ci abbiamo così presenti... in chiusura così in chiusura lei lanciate lì. Quanti cinesi vanno secondo te, quanti cinesi sono andati dalla Cina all'Africa in un mese ma non è, in Africa non si riescono a prendere i voli che non sono per un terzo pieno di orientale, cioè così. Quindi il mio appello è quello a essere un po' più comprensivi nei confronti comunque di persone che si trovano a gestire delle responsabilità immense. Per me è facile, io sono qui che parlo, ma io mica comando, cioè certo. poi quello che dico io non è che c'ha delle ramificazioni dirette, quindi io sono in una posizione di grande, per fortuna riesco, cioè cosa faccio? Cerco di mantenere un'obiettività e una lucidità da fuori, perché quando uno c'è dentro poi rischia che perde, no? il senso, il bandolo della matassa. E quindi io credo che a dicembre il potenziale, l'energia, no? Questo evento racchiude una grandissima energia che può essere completamente distruttiva, e invece io vorrei vederla trasformata in energia costruttiva, cioè lì dove ci saranno alcuni crolli, che possono essere crolli fisici di persone, possono essere crolli di aziende, possono essere crolli di istituzioni, mi piacerebbe vedere che si comprende che questa è la vera nuova grande sfida, e quindi ci mettiamo già nella situazione di dire vabbè, ma noi il traffico aereo lo dobbiamo tagliare del 50%, punto. Ok, quindi un cambiamento epocale, ecco, direi epocale rispetto a quella che è la nostra abitudine. Va però bene. Adesso io vi chiedo pagamento in natura. Sì, pagamento in natura. Cosa ti mando? Le mele da Brighton? Che cosa... Mi pubblichi sul tuo sito, non so come funzioni, il link a Beautiful Science. L'ho visto il video sul fatto, appunto, l'importanza della scienza, peraltro Giorgia e Bocelli.
Ho visto, Beautiful Science, le persone che stanno ascoltando, andatelo a vedere su YouTube, cercate Beautiful Science, Giorgio Bocelli, e il tema è la divulgazione della scienza. Poi lo riposto anch'io, farò questo pagamento in natura compost del... No, sapete perché? Perché quello è un video ispirazionale sull'importanza della scienza, fatto nell'anno dei 500 anni di Leonardo, con la musica italiana Io vivo per lei, che è una musica potentissima, che dice Io vivo per la scienza. Perché la scienza la fanno le persone, ragazzi, non la fanno le macchine. Lo fanno donne che si sbattono la testa dalla mattina alla sera contro gli algoritmi, i computer, la bioinformatica, i termostati che si rompono, le macchine, ecco. Noi dobbiamo difendere i nostri scienziati e essere orgogliosi dei nostri scienziati, non spararli addosso e dire che sono dei nerd o degli sfigati o dei disadattati. Ci sono pure quelli, ma voglio dire, c'è di tutto, no? Come in tutte, certo, le professioni. Allora, a me piacerebbe che dall'Italia partisse un moto di orgoglio anche per la nostra scienza e per i nostri scienziati e si lanciasse nell'ottica di un mondo nuovo nel quale bisogna avere più scienza nel dibattito di tutti i giorni, usare questo, diciamo, questo teaser italiano come un grido di orgoglio. Cioè, noi abbiamo una scienza e una ricerca che si sta battendo adesso con le unghie e con i denti, abbiamo un comparto biomedico che è sotto grandissima tensione. Noi dobbiamo essere orgogliosi di loro e di tutti gli altri ricercatori italiani. Vogliamo fare 1 milione di views in un anno, se mi date una mano mi fate una cortesia, tutto qua. Super. Se era fatto per le scuole, ma adesso le scuole non ci sono, era fatto per gli eventi non ci sono. Online. La pandemia mi ha fregato il progetto. Ilaria, senti, ti ringrazio moltissimo, ci teniamo in contatto, un saluto a tutte le persone che sono state con noi e grazie ancora, e bocca al lupo per tutto.